Il buon afflusso di pubblico registrato durante la sfilata dei carri allegorici fa ben sperare Frosolone. L'augurio è che questo sia solo l'inizio e che l'estate 2012, ormai entrata nel vivo, si confermi sui livelli degli anni passati. L'amministrazione comunale e la Proloco ce la stanno mettendo tutta per invogliare la gente a venire in paese. Ogni giorno sono previsti degli eventi, molti dei quali davvero significativi. Nonostante le difficoltà economiche, diciamo, che affrontano un pochino tutti gli enti locali, noi siamo riusciti a trovare quelle risorse necessarie per mettere su alcune manifestazioni significative. Nel cartellone sicuramente non è da dimenticare l'appuntamento dell'8 con Tullio d'Episcopo all'interno del progetto World Project Music, e così come il 10 l'apertura della Festa della Forgiatura, poi la Cagliata e tante manifestazioni teatrali e tanto altro ancora. Quindi abbiamo cercato di dare delle risposte alle esigenze da parte dei visitatori per farli stare bene qui a Frosolone e anche per farli stare bene i cittadini di Frosolone. Un discorso a parte merita la grande tradizione dell'artigianato locale. La mostra nazionale dedicata alle forbici e ai coltelli prenderà il via, come detto, il 10 agosto, mentre due giorni più tardi la Festa della Forgiatura consentirà ai curiosi di scoprire come si realizzano quei coltelli che hanno fatto conoscere Frosolone in mezzo mondo. Questa è la 17ª edizione, anche questo è diventato un appuntamento importante che vede la partecipazione di decine di artigiani provenienti da tutta Italia. Si punta a rivalutare sempre più la tradizione di Frosolone, spingendo anche sulle attività affinché vadano a indirizzarsi su settori sempre più competitivi, che è quello dell'artigianato artistico, che ha sì un suo mercato e che può dare la possibilità a tanti giovani di trovare reddito.